I think the girls with their nails done now. Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia e benvenuti a un nuovo video. Ragazzi, oggi vi voglio parlare di un nuovo artificiale di casa Giazzui. Prima di farvi vedere di cosa stiamo parlando, vi voglio ricordare che in questo anno 2021 Giazzui sta integrando un sacco di colori nuovi, veramente azzeccati secondo il mio punto di vista, sugli artificiali più venduti. In assoluto vi potrei menzionare lo Zoro, vi potrei menzionare il mitico Drake, il Needle, che sta veramente spopolando. Bene, ci sono altri 6 o 7 colori che sono arrivati. Chi ci segue sui social li avrà già visti. Bene, non si sta evolvendo soltanto la Giazzui su quello che è la colorazione degli artificiali più venduti, ma ha sempre queste nuove uscite. Oggi vi voglio parlare di un nuovo artificiale che è uscito appunto in questo febbraio 2021, che è il Raft. Vi sto parlando di questo Hard Bait, un artificiale che viene proposto in due misure, il 140 e il 170, con due grammature interessanti e qualche soluzione tecnica che per essere un artificiale che si colloca in una fascia di prezzo medio-bassa, tenendo conto quelli che sono i costi degli artificiali invece medio-alti o alti, devo dire che ha due o tre soluzioncine molto interessanti. Questo artificiale l'ho potuto provare in acqua nelle due misure solo per fare dei test di lancio, perché mi è arrivato pochi giorni fa, ma volevo subito farvelo vedere e volevo subito appunto proporvelo e darvi anche qualche consiglio come si fa sugli artificiali con determinate soluzioni per avere la massima performance sia nel lancio che nel recupero. Quindi ora lo andiamo a vedere da vicino, vediamo quella che è la scala colori disponibile a oggi di questo Raft, ma rimanete con noi per le mie considerazioni e qualche consiglio finale. Bene, partiamo come di consueto facendovi vedere quella che è la scala colori disponibile. Abbiamo disponibili 10 colori nel 170 e 10 medesimi colori nel 140. Qua io vi ho portato quella che è a vedere la serie appunto del 170, sono tutte e due disponibili. Vi faccio vedere velocemente il packaging, quindi il nome dell'artificiale Raft, l'allestimento appunto VNC delle ancorette codice 7556, ancorette che si vendono anche sciolte, spesso e volentieri si vanno a sostituire su alcuni artificiali, le caratteristiche tecniche. Il 170 mm, quindi il 17 cm, pesa 22 grammi, dichiarato suspend. Poi qua vi devo rimandare alle mie considerazioni perché mi fa piacere spiegarvi qualcosa. 0,30 cm è il suo affondamento, il numero delle ancorette è il 6 sia nel 170 che nel 140, quindi ritengo ben proporzionato, mentre invece qui abbiamo il nostro 140 che come caratteristiche è molto simile, più corto, più filante, più sottile, un disegno completamente diciamo diverso, proporzionato a quella che è la sua misura, per un peso di 14 grammi, quindi anche lui molto interessante. Come vedete, ve lo faccio vedere un secondo da vicino, movimento quindi di questo artificiale molto serpeggiante, come Giazzui dichiara sul suo catalogo, questo devo dire che è vero. E all'interno abbiamo un'armatura passante che passa dal gancio frontale privo di split, e mi trovo assolutamente d'accordo perché io amo montare un moschettone appunto da spinning arrotondato, quindi io li split sugli artificiali, sugli hard bait li tolgo tutti. Quindi armatura passante che va a collegare le tre ancorette, che sono sia tre ancorette VMC sul 140 che tre ancorette appunto sul 170, quindi sul 17 cm, ancoretta di buona qualità con una caratteristica tecnica, il fatto che viene dichiarato suspend, ma ne parliamo dopo, ma soprattutto perché nel suo interno questo hard bait ha una biglia, un cilindro magnetico che va a collocarsi nella parte posteriore per facilitarci nel lancio, e si va poi a collocare nella parte frontale facendo sì che l'artificiale abbia un assetto preciso e assolutamente a compensare quello che può essere la corrente o il movimento di un'onda, proprio per dargli stabilità e quindi per farlo continuare a muovere bene. I colori, di nuovo facciamo una carrellata di quelli che sono i colori, li trovo giusti assolutamente. Quindi abbiamo dei colori, i soliti colori sardina, azzurro con del rosa, qualche specchiato come vedete con schiena rosa e schiena gialla. Quella con la schiena gialla la trovo molto interessante, un bel colore che è questo, che è quello poi che io ho potuto utilizzare
appunto nelle mie prove di lancio, quindi questo è un colore particolare, un colore che trovo giusto. E poi abbiamo dei colori naturali come potrebbe essere questo, tipo il muggine, come vedete, con queste rifrazioni luminose nella pancina, e questo che è un classico un po' tide style, nel senso che questo è un colore che siamo abituati a vedere su artificiali appunto di altre categorie di prezzi. Bene, abbiamo fatto una panoramica, rimanete con noi per le mie considerazioni finali. Bene, quindi abbiamo visto quella che è la scala colori, vi ricordo 10 colori sia nel 140 che nel 170, sono già disponibili qua sotto in link in descrizione, trovate appunto il link al mio sito internet dove li potete andare a vedere, le colorazioni le vedete sicuramente molto meglio che come vi ho fatto vedere io, nel modo molto più dettagliato, andatela a vedere perché devo dire che sono e hanno delle verniciature veramente accurate. Cerco di schematizzare perché io questo artificiale l'ho ricevuto pochi giorni fa, ho potuto solo provare a fare due lanci per vedere com'era sia la situazione nel lancio sia la situazione di assetto nel movimento, e devo dire che Giatsui mi ha fra virgolette un po' stupito. Questa particolarità di avere questo magnete all'interno di questa di questo artificiale, c'è una camera con un magnete che scorre verso la sua sulla sua lunghezza. Ok, attenzione, non si può definire questo rattling, questo cilindro che scorre avanti e indietro serve a due cose. La prima cosa è che quando noi abbiamo l'artificiale pronto per il lancio sarà in questa posizione, il cilindro chiaramente sarà posizionato verso il fondo, questo ci darà una mano nel lancio perché nel momento del lancio l'artificiale andrà con la parte posteriore verso l'avanti, e in effetti devo dire che toglie di gran lunga quel fastidioso sfarfallamento, io dico fanno un po' da aquilone, quello sfarfallamento che vediamo appunto nel lancio, soprattutto nella fase finale del lancio. Vediamo che i nostri artificiali, soprattutto nel 170, è una cosa che succede parecchio, anche in long jerk e ben più lunghi succede moltissimo, verso la fine del lancio fanno questo lavoro e quindi perdono un po' di lancio. Non si sono inventati niente i signori della Giatsui, perché questo sistema magnetico ce l'hanno anche un sacco di altri artificiali, ma funzionante così, devo dire la verità, l'ho trovato su artificiali ben più costosi. Sappiamo che un artificiale di qualità arriva a 25-30 euro senza paura. Quando l'artificiale tocca l'acqua, il posizionamento di questo, diciamo, cilindro, di questo peso, è sempre nel lato posteriore, quindi noi vedremo che l'acqua in questa posizione avrà l'artificiale in questa posizione, quindi sarà suspending, quindi sarà galleggiante l'artificiale perché galleggia, ma avrà il peso in questa posizione. Primo consiglio: per metterlo in assetto bene, mettiamo in filo il tiro e diamo una piccola gercata secca e decisa, in modo che l'artificiale prende un piccolo colpo e il piombo che si trova in questa posizione va a finire in testa all'artificiale. A questo punto il gioco è fatto, perché l'artificiale rimane esattamente in questa posizione. Quando lo andremo a recuperare, l'attrito che fa la paletta nell'acqua lo andrà a far muovere secondo quelli che sono le sue crismi di costruzione, lo andrà a far muovere, e poi quando noi ci fermiamo, un artificiale molto valido secondo me nel 170 per Barracuda, nel 140 per Barracuda anche, ma forse più per Serra o per Lecce, un artificiale che muove bene e veloce. Ho visto questa cosa, non è un artificiale da recuperare lentissimo, perché perde un po' di stile recuperandolo lentissimo, quindi nel momento in cui noi facciamo un'operazione di stop and go, quindi recuperiamo, lui scende, se ci fermiamo l'artificiale si ferma in assetto, rimane esattamente con l'assetto, e questa è la cosa bella, la posizione rimane esattamente questa, e tendenzialmente quello che io credevo che c'è scritto sulla scatola suspend, credevo fosse una situazione di neutro, mentre invece tende leggermente a salire, come potrebbe fare uno slow floating. Chiaramente questa risalita o questo assetto fermo sono, come voi sapete, dipendenti moltissimo da quello che noi andiamo a legare davanti all'artificiale, non ce lo dimentichiamo, quindi una treccia più sottile, un terminale più sottile, un terminale più morbido, più rigido, creano tutte delle situazioni per cui chiaramente l'assetto degli artificiali, soprattutto nel rilascio, quando loro in acqua sono liberi di fare quello che devono fare, quindi o affondare o riagallare, quindi rigaleggiare in alto, chiaramente questo è molto dipende molto da quello che noi ci andiamo a legare, ma fa il suo lavoro. Quindi nel lancio do un voto alto a questo artificiale, in effetti sempre ben posizionato e ben in assetto. Do anche un bel voto per tutti quelli che sono i pesci predatori molto veloci, forse, e questo però passatemi il
termine va molto a periodo, forse è un artificiale che non lo sceglierei se avessi bisogno, ad esempio, in una sessione di pesca, di fare un recupero lento. Lento muove sempre molto bene, ma perde tantissimo la sua identità, nel senso che secondo il mio punto di vista questo è un artificiale serra, barracuda, leccia, pesci veloci, la spigola anche, ma dobbiamo trovare la spigola in un momento in cui è molto molto in attività. Detto questo, tecnicamente il funzionamento è questo. L'artificiale, vi domanderete, ma hai detto che non è rattling? Ha un rattling molto leggero che vi voglio fare sentire, spero che si senta. È un piccolo scrollio del cilindro che giustamente non è diciamo preciso nella cassa, quindi non è sicuramente stato fatto per essere rattling, ma un po' di rumorino lo fa comunque e potrebbe anche avere questo senso. Un altro consiglio che mi sento di darvi, questa è una cosa che ho sempre detto anche negli altri artificiali con questo sistema magnetico, nel momento in cui noi lo recuperiamo e abbiamo dato la prima gercata, il peso si magnetizza nella parte anteriore dell'artificiale in modo che lui abbia sempre questo assetto, quindi una corrente trasversale, una gercata un po' più forte, un cambio di direzione di canna, tutte cose che questo artificiale tiene benissimo, vengono compensate da questo assetto. Chiaramente nel momento in cui noi lo tiriamo fuori, non è detto che mettendolo in verticale, come sentite, il piombo vada in fondo. Questa è una cosa sempre da fare, quindi quando prendiamo il nostro artificiale in mano per controllare le ancorette, diamo, eccolo, è venuto in fondo, diamo un piccolo colpetto secco e preciso in modo che la biglia, siamo sicuri che si posizioni di nuovo nella posizione posteriore dell'artificiale. Questa è una cosa che, se l'avessero fatto in modo che tutte le volte che l'artificiale si gira questo magnete rilascia il peso, probabilmente si sarebbe creata una situazione per cui questo magnete sarebbe sceso anche quando non doveva scendere. Quindi ci sta anche questa cosa da fare per sicurezza, perché altrimenti se noi lanciamo col peso davanti, cosa che è quasi impossibile perché comunque nel momento dello stacco lui andrà sempre a posizionarsi in quella posizione, ma se dovesse rimanere lassù in cima ce ne accorgiamo subito, perché invece che vedere un artificiale fluttuare davanti ai nostri occhi vedremo sicuramente un aquilone. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto piacere, vi ho presentato questo nuovo artificiale di Giatsui. Mi sa che dalla Giatsui sentiremo parlare moltissimo perché stanno facendo delle cose carine, vi dirò poi nel tempo quella che è, chiaramente so che molti di voi sono sensibili a questa cosa, quella che è eventualmente la tipologia di verniciatura, che a vederla così mi sembra molto buona, e la durata appunto nel tempo delle palette, queste cose qua. Ma d'altronde gli artificiali sono da usare, altrimenti, come dico io, ci andiamo a fare una partita a bocce di artificiali, non ne perdiamo e non ne roviniamo. Quindi grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci sui nostri social, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, se vi è piaciuto il video mettete un like e condividetelo. A questo punto io e il nuovo Raft 140 e il nuovo Raft 170 vi salutiamo e come sempre vi diciamo noi, che la pesca sia con voi. I think the girls with the nails done now.